cose sul narcisismo, forse. Tutti sapete, l'avete studiato su personalità, narcisismo. Adesso vi dico una cosa sintetica. Introduco quindi il tema sulla bilancia strutturale. Riprendo la metafora del carro. Ieri, ecco le ruote, queste sono le emozioni, questo è il corpo, questo è l'io, e manca un pezzo. Questo qua, il padrone del carro, quello che dice dove andare. Questa è l'anima. Ce lo ricordiamo? Bene. Adesso le stesse cose le mettiamo così. Anima. Io. Ok. Emozioni. E corpo. Questo dirige, dirige, dirige. Cioè, gli input vengono da qua. Cos'è l'anima? Io non lo so, posso darvi una descrizione, tra le tante così. L'anima è la parte di noi che ci connette, per esempio, ad altre anime. Che ci connette a tutto ciò che c'è. Quindi l'anima è la parte di noi che ha la coscienza della connessione e che anela la connessione. Ma questo non è sufficiente, perché ogni anima è un po' diversa dagli altri. Non siamo clonati. Ogni anima contiene anche una sua specificità, una sua caratteristica, una qualità interiore, come dicevano i greci. E se noi portiamo nel mondo, realizziamo davvero chi siamo. Per qualcuno può essere la qualità dell'accudimento, dell'accoglienza, per qualcun altro può essere la creatività, l'invenzione, per qualcun altro l'invenzione in musica, ognuno ha la sua. Se realizza questa qualità, la persona fa ciò che è ciò che è, diventa ciò che è. Quindi se, come nelle piante, esistono i ciliegi, gli abeti, i frassini, i papaveri. Se nasci papavero e fai il papavero, puoi essere felice. Se fai il papavero, vuoi fare la quercia? No. Quando da piccoli le ali ci vengono tagliate, perché non si vuole che facciamo ciò che siamo. Si ha paura che noi ci possiamo davvero realizzare. C'è una diffidenza tremenda nei confronti di bambini, oggi meno forse, una volta era terribile, una volta si diceva un bambino la sua volontà deve essere spezzata, perché la sua volontà è solo di male, è solo egocentrica e narcisista. Oggi non si pensa più così, però i genitori non sono liberi loro dentro e quindi non sono in grado di liberare, tenere libero un bambino, quasi mai. Hanno paura, perché sono pieni di paura. Ok, qualità interiore. Un'altra cosa importantissima per parlare di anima. L'anima è il flusso nascosto dei nostri sentimenti, coperto, un flusso continuo dei nostri sentimenti, profondo. Perché dico questo? Perché l'anima non è interessata agli oggetti, Non è interessata ad avere una seggiola di un certo tipo, se è di Ikea o di non so che cosa, non importa. Non è neppure interessata ai lampadari, è neppure all'arredo del bar. Mi è interessato un'unica cosa, che tipo di relazioni voi instaurate. Se sono relazioni instaurate dal centro del cuore o se sono instaurate dall'ego. L'ego vuole il possesso delle cose, il centro del cuore vuole la connessione. I sentimenti vi direte che c'entrano? I sentimenti sono il termometro per sapere se siete in connessione oppure no. Che tipo di relazione state attivando? Allora, se leggete questo libro, siete presi dal sconforto, il sentimento di sconforto indica qualcosa.
Potete chiedere come faccio a essere sconfortato? Semplice, basta dire: accidenti, quest'uomo cosa scrive, beato lui, che cosa ha fatto, guarda che merda che sono io. In questo modo io tra me e questo libro ci metto una barriera, non posso comunicare, né quest'uomo può comunicare con me, né io posso comunicare con nessuno così. E questo è il modo normale in cui ci rapportiamo. Noi non siamo in rapporto con un'altra persona, siamo in rapporto con qualcosa che noi mettiamo in mezzo. E questo non può creare relazioni d'amore, è impossibile. Relazioni d'amore si hanno solo se io sono nudo, libero, senza nulla, vuoto. Che bello. Senza nessun progetto, niente. Qui dice una bella cosa: quando incontrate una persona nuova, magari siete un maschio o una femmina, incontrate un uomo o una donna. Ma c'è pieno, cioè, allora di solito non incontrate quella persona, perché quella persona è lì, ma tra voi e quella persona la mente costruisce delle aspettative, delle paure, delle tensioni. Insomma, quando vi avvicinate siete già intrappolati in una marea di cose che non c'entra niente con l'altro. Siccome l'altro si comporta nello stesso modo, qui in mezzo c'è la muraglia cinese. Ecco. Dopodiché qualche volta superate queste barriere mettendoci delle proiezioni positive, e allora questo vi dà la forza di avvicinarvi all'altro, ma siccome poi le proiezioni vengono regolarmente distrutte, vi sentite male e quindi dovete ritirarvi, oppure stare lì tutta la vita perché siete abituati a soffrire. Allora, in questo libro sono spiegate con molta chiarezza dei principi che non sono certo originali, e questi chi ha una conoscenza approfondita di questi campi sa benissimo che lui è un didatta, quindi però ha una modalità interessante, molto chiara. Bene, l'anima che cosa vuole? La connessione diretta, cioè che non ci siano proiezioni, che non ci siano aspettative, tensioni, quelle robe che rendono i rapporti umani così fastidiosi. E così piacevole il rapporto con i cani. Per questo ci sono tanti cani. Ecco. Ma questo vale anche nel rapporto con se stessi. Le barriere, siamo abili nel crearle verso di sé. No, questo è tremendo, perché uno dice: non frequento più nessuno, giusto in faccia. È lì che ti fermi proprio, perché almeno sugli altri puoi proiettare. E puoi dire l'altro uno stronzo, ma quando ti senti male da solo, ma che cacchio vuoi dire? Sì, ti puoi rifare tuo padre e tua madre che ti hanno indotto, grazie alla psicologia oggi sappiamo che nostro padre e nostra madre è colpa loro, se comunque in ogni caso è colpa nostra, e comunque va bene, è colpa del terapeuta che non ha curato, cioè, qualcuno è colpa, quindi riusciamo. Va bene, l'anima è questa, flusso profondo di sentimenti. Moltissime persone non sanno neppure cosa sono i sentimenti. Mi chiedi che cosa provi? E dicono: lo trovo ingiusto. Ma quello non è il sentimento. Cosa provi? E cominciano a farneticare. Allora, il sentimento è quello che sentiamo, cioè che lo proviamo, sono sensazioni, prima tensione, apertura, chiusura, avvicinamento, allontanamento, nutrono, no? Cosa senti? Ti senti bene, male? Ecco, ti senti aperto, chiuso, irritato, arrabbiato, oppure ti senti, non so, triste, malinconico? Manca per molte persone addirittura i termini, non sanno come rispondere, sono lessitimici. La nostra è una cultura lessitimica, cioè senza più parole per l'emozione. Senza questo io di me non capisco nulla, perché io sono un fascio di relazioni, e se non capisco che tipo di relazioni ho col mondo, io di me non capisco niente. Adesso poi arrivo a farvi vedere che cosa sta peggio di come sto. Da una parte e dall'altra stanno bene. Allora, l'anima, vi ho detto, è la parte di noi spirituale vuol dire che ha la consapevolezza dell'unità del tutto, che si tiene in contatto, che anela il contatto, che in termini molto comuni si chiama amore. Io entro in contatto e posso conoscere, infatti ieri dicevamo, posso conoscere qualcosa senza, se non l'amo? No,
Quindi la scuola mi ha dato conoscenza? No, perché mi ha fatto odiare quasi tutto quello che ho studiato. Io ho studiato greco, l'ho conosciuto a scuola? No, perché l'ho odiato. Non ho conosciuto greco. Solo ciò che conosco, ciò che amo posso conoscere. Allora, il compito dell'io lo sappiamo tutti, non ci sto a fermare, le emozioni le conoscete, il corpo si conosce. Era solo sull'anima che c'era qualcosa. Adesso, se le cose stanno a posto, sono nel flusso dei sentimenti, sono in contatto con ciò che c'è, con la mia attività, col corpo, con tutto ciò. Cosa provo? Quali sono i sentimenti? Vediamo un po', quali sono i sentimenti dell'anima? La gioia. E poi tutti, poi dei correlati, l'amore, e poi tutti i correlati, quelli che chiamiamo l'essere. Quindi l'anima è circondata così, da tutte le qualità dell'essere che, come sapete, si tengono insieme. Se siamo qui, siamo nella realtà, così come ce la descrive la fisica di oggi. Adesso state a vedere cosa succede.